Anch'io dico grazie per questo invito e custodisco due speranze. La prima, di riuscire a non confondervi le idee, perché su questo punto un po' confuse ce l'abbiamo tutti. E secondo, spero di non farvi dormire. Se succedessero queste due cose, datemi la misericordia, perché ancora siamo nell'anno della misericordia. Saluto naturalmente il confratello Massimo e il confratello Adriano, a quale mi lega anche con lui tanta amicizia per aver collaborato durante il congresso eucaristico e anche perché altre volte mi ha invitato in questa diocesi in tempi quando tutte e due eravamo più giovani. Io, carissimi, non vi farò la relazione. Io, come ho già detto al Vescovo, parlerò per piccoli flash. Cioè, per dirla in un'espressione marchigiana, cercherò di aprire dei piccoli cunei, mettere delle fiecche, che direbbe, che ci aiuti a spaccare qualcosa che non va, ma soprattutto lo spero che ci aiuti a guardare avanti con speranza. E il primo flash che vi consegno sono parole di Papa Francesco. Il 24 ottobre 2015, quando si concluse il secondo sinodo, quindi praticamente un anno fa, il Papa ci fece un discorso a conclusione di quella fatica e esplicitò una domanda che gli veniva in mente durante la sua partecipazione ai lavori, perché è stato sempre presente ai lavori. La domanda che gli girava in testa era questa: che cosa significherà per la Chiesa concludere questo sinodo dedicato alla famiglia? Volgarmente potremmo dire: questo sinodo o questi due sinodi a che cosa sono serviti? Naturalmente brutalizzo io la domanda del Papa. E il Papa rispose a questa sua domanda con 8 suggestioni. Io poi vi dirò la nona. La prima suggestione del Papa è stata questa: significa il sinodo o i due sinodi aver sollecitato tutti a comprendere l'importanza della istituzione della famiglia e del matrimonio tra uomo e donna, fondato sull'unità e sulla indissolubilità, e ad apprezzarla come base fondamentale della società e della vita umana. Credo che questa risposta alla sua domanda il Papa l'abbia data anche perché nei giorni della celebrazione del Sinodo la stampa non ci ha aiutato molto a far capire, a far passare ciò che noi avevamo fatto. Perché tutto il problema del Sinodo, se vi ricordate, si risolveva sempre sulla stampa con comunione sì, comunione no, ai divorziati, separati, ai separati, divorziati e risposati. E noi dicevamo: questo non è il tema centrale. Ma nonostante questo, allora il Papa, la prima cosa è, ha riaffermato la verità sul matrimonio. E personalmente io dico, vi aggiungo, che tra vescovi, ci siamo detti più di una volta questa cosa, stando qui a Sinodo, parlando della famiglia, abbiamo cominciato anche noi a riscoprire la famiglia e ad amare di più la famiglia. Quindi per noi vescovi, naturalmente parlo innanzitutto per me stesso, è stata una grande grazia. Seconda risposta del Papa: significa aver ascoltato e fatto ascoltare le voci delle famiglie e dei pastori della Chiesa
che sono venuti a Roma portando sulle loro spalle i pesi e le speranze, le ricchezze e le sfide della famiglia di ogni parte del mondo. Voi sapete, carissimi, che per la prima volta, in un modo così organico, no? Gli strumenti di lavoro che sono stati consegnati ai padri sinodali sono stati il frutto di una, come dire, di una investigazione rivolta e chiesta a tutte le diocesi d'Italia. Immagino che anche voi abbiate risposto. E io comprendo anche la fatica di coloro che poi hanno messo un po' insieme tutte queste cose. Terzo, e questo è importante perché dovremmo farla nostra questa cosa che adesso il Papa, vi riferisco del Papa, significa aver dato prova della vivacità della Chiesa cattolica, che non ha paura di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo animatamente e francamente sulla famiglia. Posso assicurarvi che tutti gli interventi nei due sinodi, in modo particolare in questo, nell'ultimo, diciamo quello che era sinodo ordinario, ognuno di noi ha sperimentato quanto le cose che ci venivano dette erano il frutto di una passione che i vescovi si portavano dentro, ma anche di una sofferenza. Perché è strano, carissimi, i vescovi hanno detto, presi universalmente, due cose fondamentalmente: l'insostituibilità della famiglia e le ferite della famiglia. Sembra strano, ma soprattutto le ferite sono identiche in tutte le parti del mondo. Io ricordo il mio confratello cardinale dell'isola di Tonga, che se andate a vedere sul mappamondo, manco si trova, talmente piccola in mezzo all'oceano, che diceva le stesse cose che diceva, che so, l'arcivescovo di Bruxelles o il vescovo di New York. Però ce lo siamo detti con verità, no? Non per giudicare, ma per trovare poi possibilmente le vie che nella Amoris Laetitiae sono ben indicate. Quarto, significa aver cercato di guardare e di leggere la realtà, anzi le realtà, di oggi con gli occhi di Dio, per accendere e illuminare con la fiamma della fede i cuori degli uomini in un momento storico di scoraggiamento e di crisi sociale, economica, morale, attenti adesso, questo ci appartiene, e di prevalente negatività. Bisogna che noi, io spesso ho fatto questa riflessione, la facevo ieri, l'altro ieri, me la faccio ancora oggi. Io sono convinto che se Gesù Cristo è risorto, che noi crediamo e amiamo, stasera si facesse visibile qui, farebbe a me e a voi la stessa domanda che fece alla Maddalena nell'orto degli olivi: donna, perché piangi? Cioè, ci stiamo sempre a raccontare le cose negative e non guardiamo invece, non riusciamo più invece alla potenza di Dio, che è l'unica speranza che noi abbiamo. Ci abbiamo in giro una prevalente negatività. Quinto, significa aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane per la Chiesa la fonte viva di eterna novità contro chi vuole indottrinarlo in pietre morte da scagliare contro gli altri. Il Vangelo, carissimi, non è una dottrina. Il Vangelo è una persona. O ti fai sedurre e capisci che la parola la segui, oppure non ti fai sedurre e allora lo riduci a qualcosa di insignificante. Forse noi su alcuni aspetti, compresa la vocazione sponsale, forse un po' di prigionia al Vangelo gliel'abbiamo data, forse. Sesto, significa anche aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa o dietro le buone intenzioni
questa è una parola che adesso al Papa piace molto, ogni tanto la ripete, per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite. Bisogna confessarlo, noi abbiamo messo a parte qualche volta i peccatori, dimenticando che anche noi siamo peccatori. Qualche volta peccatori di più, perché sappiamo di più cose di lui. E se volete, qui io vi dico il mio intervento del primo sinodo. Io non volevo fare l'intervento, perché alcune cose erano già state dette dai confratelli. Solo che il segretario Baldesseri mi disse: ma tu non intervieni? Hanno detto: no, deve intervenire. Bisognava parlare, perché io al Papa avevo già consegnato qualcosa, perché sapevo che con 3 minuti non fai tempo a dire nulla. 3 minuti l'intervento. Allora mi preparai 2 idee che vi trasmetto, che sono qui, in questa cosa del Papa. E dissi: noi non siamo qui, cari confratelli, padri sinodali, per parlare se il matrimonio esiste o non esiste. Noi siamo qui per verificare, per accorgerci se siamo capaci di intercettare le ferite dei nostri figli, tenendo presente 3 cose. La prima: noi non siamo padroni della parola di Dio, noi non siamo padroni dell'Eucarestia, non siamo padroni tantomeno della misericordia e tantomeno della coscienza delle persone. Noi abbiamo solo un compito, disse: inginocchiarci davanti allo Spirito Santo al fine di poter dire, come gli apostoli a quel tempo, su questioni diverse, ma erano sempre questioni pastorali, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso. Posso dire una cosa che poi mi rallegra molto? Applauso. No, applausi no. Poi ho inserito altre robe. Nessuno di noi aveva scelto i posti. E io stavo alla quarta fila, tu sai la sala del sinodo, facciamo le riunioni della cappellina, c'è quel dietro che porta. Io ero il primo della quarta fila. Arriva il Papa, mi guarda e mi fa: siccome però tra me e lui c'era quella steccionata, no? Io sto così e lui sta così, e tutti mi hanno detto: che vi dicevate? Ho dicevato questo. Il Papa mi ha detto: grazie di questo, perché veramente il nostro compito non è stato quello di sovvertire la verità o la dottrina sul matrimonio, ve lo dirò dopo, è stato questo. 7. Significa aver affermato che la Chiesa è Chiesa dei poveri in spirito, dei peccatori, in ricerca del perdono, e non solo dei giusti e dei santi, anzi dei giusti e dei santi quanto si sentono poveri peccatori. Carissimi, ci vuole coraggio a dire queste robe da parte del Papa. E l'ultimo: significa aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni ermeneutica cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere o per diffondere la libertà dei figli di Dio, per trasmettere la bellezza della novità cristiana, qualche volta coperta dalla ruggine di un linguaggio arcaico o semplicemente non comprensibile. Queste sono le 8 ragioni che il Papa ha dato. Io aggiungo l'ultima. Che cosa significherà per la Chiesa concludere questo sinodo? Io mi sono dato questa risposta: a rimediare a qualche disubbidienza che come Chiesa abbiamo fatto allo Spirito Santo. Adesso, secondo flash. Vi voglio sintetizzare in poche battute quelle che mi sono sembrate gli aspetti più emergenti del sinodo.
che poi nell'Amoris Laetitia ci sono tutti, basta avere la pazienza di leggerla e di rileggerla. Personalmente ho colto questi punti. Il primo punto, e sta anche nel numero 305. Ormai la pastorale, tutta la pastorale, ma la pastorale familiare ormai non è più solo questione del prete o del parroco o del vescovo, ma è questione del pastore della comunità. Bisogna uscire da una comunità che giudica, che indica a dito, che sparla, perché succede a Reggio Emilia no, ma da qualche altra parte sì. Fuori in provincia. Ah, in provincia, sì, eccetera, ecco. Cioè, in che senso dico questo? Nel senso che la comunità deve custodire i doni di Dio. La comunità, carissimi, la Chiesa quindi, è un grembo. E il grembo difende, custodisce, rallegra, nutre, accoglie. Però quando si dice comunità bisogna intendersi. Qual è la comunità? È la parrocchia di 8.000 abitanti che tutti comunità volesse il cielo. Volesse il cielo. La comunità è qualcosa di più. È quei discepoli di Gesù Cristo, convinti, consapevoli, che celebrano, annunciano, fanno la carità, no, vivono di amore. Questa è la comunità. Cioè, voi lo sapete meglio di me. Abbiamo comunità di battezzati, ma non so se abbiamo comunità di credenti. E questo vale per tutti. Vale per tutti. Una seconda convinzione che mi sono fatto. Bisogna riprendere in mano la pastorale che faceva Gesù rispetto alla famiglia. Per Gesù la casa è stato il luogo della benedizione, della trasfigurazione, della medicina, della salvezza. Quante cose ha fatto nella casa? I peccatori li ha incontrati a casa. E non si è vergognato di andare alla casa dei peccatori, ben conosciuti e ben noti e anche temuti. Da questo punto di vista si potrebbe dire allora una pastorale itinerante, non agitata come la nostra, ma itinerante, di movimento, di... Poi diremo alla fine le parole, diciamo pure di accoglienza, di ricerca, di attesa. Un'altra cosa, e su questa mi fa molto penare nel dirla, e sta un po' nel numero 37, ma un po' da tutte le parti. L'Amoris Laetitia capovolge come posso dire, una mentalità, c'è poco da fare. E ci invita, cerchiamo di capirci bene perché io desidero essere compreso, e ci invita a oltrepassare la norma. Ma non perché la norma sia negativa, ma la norma non è esauriente. Non è esauriente. Quante volte nel Vangelo Gesù dialoga con i farisei che dicevano: perché i tuoi non si lavano le mani? Se non si lavano le mani prendono il cibo impuro. E che risponde Gesù? Allora ci sono i fanatici che dicono: no, questo non si può fare. Bisogna oltrepassare la norma, non distruggere la norma. C'è un numero, mi pare che sia il... il 205. Entrare nella cosiddetta legge della gradualità pastorale,
il che non vuol dire gradualità della legge. La legge è. Ma tutti sono capaci di capirla subito? Allora, per farmi capire di più, nei miei appuntini ho detto: bisogna che noi ci liberiamo del bignami. Tu, quando hai studiato, c'era il bignami? Cioè, che cos'era il bignami? Era lo strumentino, no? Di salvaguardia, come era la scialuppa di salvezza. Dovevi portare all'esame un libro grande, prendevi il bignami, in sunto c'era tutto e confidavi sulla buona sorte, per cui, no? E qualche volta noi abbiamo fatto il bignami della pastorale. Bisogna che del bignami noi ci liberiamo. Non, perché le persone non sono incasellabili, questo è il punto. Un'altra cosa che io ho percepito, e questa ve la dico con grande passione, perché per me, su questa cosa che sto per dire, c'è un po' la sintesi di tutto, e c'è anche la capacità spirituale e personale di oltrepassare certe contese che qua e là ogni tanto si avvertono. Nella proposta cristiana, figlioli, o del Vangelo, chi vince? La verità o la misericordia? Io rispondo così. Questa è una stupidità. Solo nel porsela questa domanda. Perché nella proposta evangelica non vince né la verità né la misericordia. Perché sono, tra virgolette, gemelle. E dove c'è l'una ci deve essere l'altra. Perché se, uso un'espressione che non è proprio teologicamente esatta, ma spero che i professori mi perdonino, e se sono ambedue, per un certo senso partorite, ma per altro verso incarnate nell'unica persona che è Gesù Cristo. Gesù è tutta la verità del Padre, Gesù è il volto della misericordia del Padre. Misericordia e verità non possono contendersi una supremazia. Ma i discepoli si devono mettere a servizio con grande passione, con grande impegno, a servizio e dell'una e dell'altra, senza farle contendere, senza sminuirle. E io qui adesso mi servo un po' del Vangelo. Come dico spesso, ma la Samaritana, ve la ricordate la Samaritana? Guardate che di samaritani in giro oggi ce ne sanno tanti, ci sono anche i samaritani, ma non in questo senso quello che è della parabola, proprio gli uomini. Quando è che la samaritana ha scoperto la sua, chiamiamola così per un attimo e chiedo scusa, la sua immoralità di vita? Quando l'ha scoperta? Quando c'è stato uno, il maestro che lei non conosceva, che ha perso tempo con lei, che l'ha stuzzicato sul versante umano. Mi dai l'acqua? Non mi dai l'acqua? Se sapessi che acqua che c'ho io? E Gesù, per me non è occasionale che gli apostoli erano andati a far spesa. Non è occasionale. Perché il maestro, il pastore, il redentore parla alla persona. E quando è che lei capisce? Quando lui gli ha detto la verità, vai a chiamare tuo marito, io non ce l'ho. Certo non ce l'hai, quello che c'hai è il sesto, uomo. Si è offesa lei? No. È andata in paese che ha detto, cito, ho incontrato uno che mi ha detto, non sarà mica il... Questo è un modo per dire la verità con la misericordia. C'è un altro passo del Vangelo, quella che noi generalmente chiamiamo la pagina dell'adultera, ma non so perché non giustifica mai un adultero, perché se la donna è adultera ci sarà anche un uomo che è adultero, no? No, di questo non se ne parla. Forse l'adultero era uno di quelli che strillavano contro la donna, forse stava là nel mucchio.
Voi sapete tutta la storiella, no? È fatto. Gesù che non ne può più, che invece di sbraitare si mette a scrivere per terra. Quasi a dire, ma quando finiscono questi? Cosa vogliono? Perché il problema dei farisei era sempre quello di incastrare Gesù, no? Comunque Gesù avesse risposto, c'era sempre un'occasione per metterlo, per ingabbiarlo. Finché non esce quella famosa frase, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Con una frasetta così ha messo tutti alla pari, ha detto a tutti la verità. Se ne vanno? Se ne vanno? Tocca a voi. Tutti. Chi resta? Resta la peccatrice. Quelle che gli altri che fuggiti dalle peccatrici. E che fa Gesù? Adesso i sacerdoti non mi vogliano male, perché anch'io sono sacerdote. Figlia mia, dove sei stata? Quante volte? Dove? Con chi? Era sposato lui? Mi guardi? No, ascolta. Che fa Gesù? Donna, chi ti ha condannato? Nessuno. Nemmeno io ti condanno. Finita qui la frasetta? No. Va e non farlo più. C'è tutta la verità e tutta la speranza. Allora noi siamo chiamati a far camminare veramente come sorelle siamesi quasi, attaccate, verità e misericordia. Invece noi le separiamo perché dire la verità, almeno quella nostra, è più facile, a scaraventi. Fermarsi alla misericordia è un itinerario molto, molto difficile. Io ricordo di aver scritto su una lettera pastorale, forse di 20 anni fa, che la misericordia è parola molto più impegnativa dell'odio. Se io decido di odiare lui, faccio un muro, non lo parlo più, lo vedo da lontano, giro. Ma se ci voglio riparlare, devo fare un sacco di roba, devo buttare giù il muro, pezzetto per pezzetto, devo accettare che mi riguarda, non è così? Questo è un altro punto, che qui Amoris Laetitia c'è. Un altro punto che è venuto fuori per me è recuperare il sacrario della coscienza delle persone. Il che non vuol dire che ognuno deve fare quello che gli pare. Il discepolo di Gesù, ma questo noi non lo spieghiamo più. Ve lo faccio capire, domenica ho celebrato l'Egresima a 80 ragazzini. I parroci, immagino anche da te, tutti ti dicono hanno fatto una buona catechese, sono preparati. No? Mica possono dire non sono preparati. Allora io scherzo con i ragazzi e dico, adesso io posso fare una prova, vi faccio le domande. Con un rischio che succedeva ai miei tempi, che chi risponde fa la cresima e chi non risponde va a casa. Questi ragazzi stanno tutti così. Vedi? E dico, figlioli, questo qui non lo faccio io. Respirate, lo fanno. Ah. Però c'è qualcosa di più importante che dovete sapere. E domenica scorsa io ho detto, quando la mamma fa un dolce, lo inventa? Dice no, prende un ricettario. Quando devi fare una ricerca, che fai? Quando eravamo ragazzi noi andavamo in biblioteca, pigliavamo il dizionario, l'enciclopedia, adesso c'hanno Google, va bene? Cioè vai a informarti. E quando tu devi decidere qualcosa sulla tua vita, vero papà e mamma che anche sulla vita ci sono i punti neri, bisogna decidere, ci sono le crisi, i genitori fanno così. E tu da chi vai? Quale ricetta prendi? Allora bisogna che noi, ecco l'educazione della coscienza, bisogna che noi riprendiamo in mano la parola di Dio. Quello è l'elemento di educazione della coscienza.
che riuscirà a capire di quello. Cosa disse Gesù a Filippo che gli chiedeva: Signore, mostraci il Padre. Che gli ha risposto Gesù? Filippo, è tanto tempo che vi sto a dire sta roba, non avete capito ancora? E quando ha capito Filippo? Dopo. Quando gli apostoli hanno aperto il cuore allo Spirito Santo, cosa che dobbiamo fare noi ogni giorno. La Chiesa ogni giorno deve mandarsi, ma lo Spirito Santo che mi dice oggi? Questo è un altro elemento. Certamente siamo in un momento in cui la coscienza di me sacerdote e di me sposo, sposa, padre, madre, figlio, cioè, bisogna che sia riformata, che sia rieducata. Lo dirò più avanti, ma ve lo anticipo. Ma come fa un ragazzo oggi a sposarsi credendo nell'insolubilità? È impossibile. Tutti gli fanno la predica che ti sposi a fare? Chi te lo fa fare? Non è così? A Reggio Emilia non è così? È un'altra cultura qua? Non passa il virus qua? E allora? Un altro elemento che è venuto fuori, che secondo me veramente siamo arrivati al punto in cui bisogna, la parola è brutta, insomma lo dirò anche più avanti, ma insomma uso questa, cambiare la metodologia pastorale. Figlioli, io l'altro giorno abbiamo fatto dei studi spirituali con i vescovi delle Marche, siamo stati insieme la settimana a pregare, a riflettere, ci ha aiutato con fratello di Brescia, no? Alla sera quando ci vedevamo per confrontarci un po', noi abbiamo una chiesa che ha sacramentalizzato tutto. Noi dobbiamo uscire dalla sacramentalizzazione ed entrare nella evangelizzazione. Io non so da voi com'è, da me fanno, i ragazzi fanno il catechismo dalla seconda elementare fino alla terza media, si intossicano. E quando piglia la cresima dice ciao, vanno via. Infatti la cresima si chiama, molti lo chiamano il sacramento del ciao. Noi dobbiamo trovare un altro modo. Con pazienza. Ecco che vuol dire cambiare il pastorale. Non vuol dire cambiare il Vangelo. È il metodo. E l'ultima cosa che io ho colto lì, e questo il Papa ce l'ha ripetuto, se domani parlate del mitis Iesus, se c'è questa roba, cioè, è la centralità del Vescovo. Cioè, noi Vescovi dobbiamo riprendere in mano il ministero episcopale su questo versante. Io non entro in quello che domani spiegherete su questa faccenda, però sta qui il problema. Per cui poi qui c'è il discorso del Vescovo e Presbiterio. Questa pastorale qua, delle ferite delle persone, bisogna che sia una pastorale, come dire, rafforzata da uno spirito di comunione profonda. Bisogna che ci sia una meditazione profonda. Potrei anche dire, per un certo senso, una paresia prima da noi, tra noi, e poi un orientamento comune, impostato su quelle tre parole che più avanti vi dirò. Siete stanchi? Oh, dite la verità, perché sennò mi fermo. Adesso questo terzo festo è più complicato, nel senso che, almeno sulla mia testa, è come una specie di riassunto di qua. Perché il problema di questa esortazione apostolica non è solo il capitolo ottavo, comunione sì, comunione no, divorziato, non è solo quello. E dal primo capitolo fino alla fine, tutti. L'avete letta sta affare, figlioli? Oh, l'avete letta? Allora, questo terzo flash comprende questi punti. Il primo è, noi, ci piaccia o no, siamo in una stagione nuova. Questo dobbiamo mettercelo in testa. E di fronte alla novità,
che generalmente noi traduciamo con la parola crisi. Crisi che diciamo sembra negativo, no? Quello sta in crisi. Ma la parola crisi, se non vado errato, c'è anche il significato positivo, di giudizio, no? Ti metti là, guardi, lavori, trovi la strada nuova. Bene, comunque, di fronte a questa stagione nuova, io credo che sia necessario, primo, bisogna essere consapevoli di questo, la consapevolezza della situazione. Ne dico una per tutte. I matrimoni sacramento sono scesi da voi? Scendono numericamente? Sì. Mica basta solo di sono scesi, da 100 sono arrivato a 80. Dobbiamo prendere con consapevolezza questo fatto. Secondo, se c'è questa consapevolezza, io rileggo la situazione. La rileggo. Vi ricordate il Vangelo e soprattutto il Concilio, i famosi segni dei tempi? Il Vangelo è parola eterna, ma che si incarna nella situazione del tempo. E ogni tempo ha la sua cultura, ha il suo metodo, ha la sua mentalità, ha la sua umanità. Quindi consapevolezza, rilettura, progettazione. O qui, quando parlo di progettazione, non intendo dire, come anche il Papa lo afferma, non mi ricordo in che numero, cioè non è un progetto articolato che ci salva. No, non è quello. No? Io non so se succede anche a confratello Massimo, ma tante volte il discernimento ti fa infuocare la testa, non capisci più nulla. Poi in un mondo come il nostro, dove la comunicazione ci rende tutti vicini, no? Ci ha omologato, no? Come possiamo fare? Qui un progetto, a 20 km un altro progetto, là un altro progetto. Ma se noi riprendessimo come progetto quello che è scritto negli Atti degli Apostoli, l'annuncio della parola, la celebrazione vera dell'Eucaristia e il ministero della carità, questo è il progetto. Poi troveremo i modi. La consapevolezza, la rilettura, e poi la mutazione di testa. L'espressione come si fa? Come si fa? Un altro ancora, si è fatto sempre così. Ma Dio non è mica monotono, sa? Lo spirito di Dio non è una monotonia, è una sinfonia, una fantasia. Quindi siamo una stagione nuova. Secondo punto, ci sono le mutazioni culturali? Ci sono, sì. Rispetto al matrimonio, io mi permetto di dirvene tre. Tre, anzi quattro. La prima è, ieri, ci piaccia o no, forma culturale o no, non è che mio papà, mia mamma, mio nonno, mia nonna erano più santi di mia sorella o di mia nipote che si è sposata l'anno scorso. Però sulla testa avevano un'idea. Cominciavano a coniugare, senza dirselo, avevano questa rappresentazione della coppia, il noi, no? Oggi non c'è più questa rappresentazione della coppia. Ci sono io, c'è un soggettivismo esasperato. C'è niente da fare. Sempre nell'ambito matrimoniale. Anche qui, senza tanta cultura, la gente diceva io ti amo, no? Poi magari qualche tradimento lo facevano pure. Ma io mi ricordo mio nonno che una volta mi diceva, il registro non lo posso dire tante cose, ma insomma qualche tradimento la nonna gliel'ho fatto, però se, come la nonna non c'è nessuno, quindi c'era un amore faticoso, ma come posso dire, reale e stabile. Adesso qual è la mutazione? Ci provo.
Quando noi preti facciamo la domanda sul famoso processicolo, credete, che, certo ti rispondono di sì, ma sotto sotto c'hanno l'idea, come si fa, non si sa mai. Non è così? C'è un altro ancora, che Papa Francesco ogni tanto ci ritorna sopra. Il per sempre. Adesso la misura dell'amore non è il per sempre, eh? Io ti amo adesso. Adesso io ti amo. Si direbbe che è una promessa a tempo determinato. E tutte queste cose, carissimi, questi ragazzi, questi fidanzati, non lo fanno perché sono cattivi. Perché il virus culturale è questo. È questo. Allora, se c'è questa mutazione culturale, qualcosa bisogna pur fare. Ma c'è un altro aspetto, e nel sino è venuto fuori, mi permetto di solo di dirlo così con un piccolo schizzo. In giro oggi c'è un deficit grande di maturità, non trovo un'altra parola, ma vi dico questa che mi viene, poi si capisce, nella cosiddetta gestione della sessualità. Ieri era un tema intimo, adesso è diventato privato pubblico. Voi fate la domanda, c'è qualcuno di voi che aiuta i sacerdoti nel percorso di preparazione al matrimonio? C'è qualcuno? Fate così, così vi vedo. Beh, bravo. Farete un incontro su questo campo, prima di cominciare con tutta la tiritera, cioè, fate la domanda, fate un pezzo di carta, gli date, per te che cos'è la sessualità? Io lo faccio. Sapete cosa rispondono? Quello che un uomo fa con una donna. Allora io vi ringrazio, sono anche contento che avete detto questo, ma io non è che sono asessuato, eh. Non ho una donna, ma c'ho anch'io la mia sessualità. Cioè, sulla testa ormai la sessualità è, come posso dire, una sorta di officina meccanica. Non mi viene altra parola, ma è una cosificazione, ecco. Io ricordo Paolo VI, quando parlava agli sposi che diceva, voi siete concreatori. Dio si fida di voi per avere dei figli. Questo è un altro elemento. Quindi la famosa preparazione, questa cosa bisogna cominciare a dirla. Io mi permetto di affidarvi un pensiero e spero che il Vescovo mi dia la soluzione, ma insomma. Bisogna che noi riproponiamo la sessualità e il suo esercizio come una liturgia. Sapete cos'è una liturgia? È un atto con cui io adoro Dio. O no? È un uomo e una donna convocati da Dio, che ricevono dal buon Dio? Ricevono questo comandamento. Lodatemi attraverso il vostro amore. E il vostro amore deve essere simile al mio. Sbaglio? Secondo. Il vostro amore deve essere fecondo come il mio amore nei confronti vostri. Se ti può essere utile, dico anche una cosa che dico sempre alle cresime, quest'anno. Arriva questo Spirito Santo, no? Diciamo, i ragazzi dicono, ricevo in dono lo Spirito Santo. E tu gli domani, gli dico, senti figliolo, se io ti regalo quest'anello, dove te lo metti? Al dito. Se ti regalo una collana, al collo. Se ti regalo le scarpe, dove le metti? Ai piedi. Adesso, oggi tu, Dio, ti regala un dono, lo Spirito Santo. Dove si mette?
Allora i ragazzini che ti dicono nel cuore, beh, peggio ancora nell'anima, ma tu mica sei un angelo. Quindi piano piano li porto a pensare, lo Spirito Santo prende dimora in te, dai capelli fino ai piedi, tu diventi casa di Dio. Non è così? Cioè, si è inventato anche il battesimo, qui ancora di più, perché lo Spirito Santo fa in te quello che fa sul pane e sul vino. Avete visto mai il prete che fa così con la messa? Sì, sì. Che avviene là? Qualcuno ti dice boh, qualcun altro dice diventa sangue di Cristo. Qualcosina c'è. Anche il vescovo metterà le mani sopra di voi e a nome della Chiesa e in forza del mandato divino vi dà lo Spirito. Sul pane e sul vino, che fa lo Spirito lì? Consacra, cambia identità. Arriva da voi, che fa lo Spirito Santo? Vi cambia identità. Vi consacra. Cos'è che vi consacra? Tutto. E allora ci vende il silenzio, perché dico, anche il vostro sesso, ragazzi, è sacro. Non ve lo spiego io, stasera pigliate papà e mamma per l'orecchio e gli dite, il vescovo ci ha detto questo, mi spieghi questo papà e mamma? E questa presenza dello Spirito, carissimi, anche nel matrimonio c'è. Entrano al matrimonio Giuseppe e Susanna, escono sempre Giuseppe e Susanna, ma lo Spirito li fa uscire sposi. Queste sono le mutazioni culturali più forti rispetto al progetto nostro. No? Quindi il per sempre non c'è, c'è il soggettivismo e c'è questo esercizio della sessualità svincolata da ogni cosa. E c'è un altro elemento sul quale abbiamo riflettuto, però i risultati qui sarà difficile trovarli. E cioè, abbiamo sempre parlato per esempio di secolarizzazione, no? Sì o no? Come traduciamo la secolarizzazione noi? Diciamo mancanza di fede. Allora la domanda è che io mi faccio come prete. Quanto la fede entra nella sostanza e nella validità del sacramento? Questo è un elemento quanto la fede entra. Certo, la fede non è misurabile. Allora io qui faccio il riferimento sempre al Vangelo. Quando i farisei dicono a Gesù, è legge di rimandare via la propria moglie? Che risponde Gesù? Prima ricorda com'era inizio. E poi dice, fate quello che ha detto Mosè. Mosè che va detto? Per la durezza del nostro cuore. Carissimi fratelli e sorelle, esiste oggi la durezza del cuore in giro? C'è anche questo aspetto della fede. Vale quel matrimonio? Non lo sappiamo. Ne abbiamo affrontato, qui c'è qualche cosina, c'è qualche cosa, non molto, perché è un problema da affrontare seriamente questo. Perché c'è un urto, diciamo, tra il diritto naturale al matrimonio e come per i cristiani questo diritto naturale deve essere reso sacramento. In un mondo come il nostro, dove i matrimoni ormai sono mischiati tra culture, tra religioni, o no? Di fronte a questo che bisogna fare? Allora bisogna che la Chiesa ricominci di più o dia risposta di più alla sua missione. La Chiesa per me ha quattro aggettivi che la distinguono. È credente, è evangelizzante, è mezzo di santificazione ed è diaconale. E bisogna che tutto questo la Chiesa ricominci a fare.
Non dico che non si fa, bisogna ricominciare a fare di più. Allora, a me pare che rispetto al matrimonio, alla famiglia, siano da evangelizzare quattro cose. E tre di queste, perché a me dentro la mia testa ogni tanto viene fuori un pensiero curioso di cominciare a far partecipare, per chi lo vuole, nei corsi di preparazione al matrimonio anche quelli che si sposano al comune. Perché fino a un certo punto il matrimonio è uguale. Allora, cos'è che oggi è debole? Cos'è che di cui oggi noi non parliamo quasi più? Primo, bisogna ricominciare a dire che il progetto matrimoniale è un progetto immodificabile. È quello. Io qui non entro nella controversia culturale, sociale, politica con le persone, no? Però una cosa permettete che la dica. Io sono convinto che se mio papà e mia mamma, che si volevano bene da morire, e sono morti tutti e due per amore reciproco, la mamma dando al mondo la terza figlia, e il papà quando si è trovato solo si è chiuso, non ha parlato più, se oggi fossero oggi qui e sentissero le unioni civili, direbbero: ma perché la nostra è un'unione civile? Mi comprendete, carissimi, dove siamo arrivati? Le parole, come ti posso dire, battezzano quello che non è battezzabile. Io non c'ho niente contro coloro che vogliono fare questo, lo facciano. Ma chiamatelo in un'altra maniera. Dovete ribellarvi voi, ma la vostra unione, se siete sposi, la vostra unione che è incivile, il progetto. E guardate che se noi lo diciamo ai fidanzati che si amano, perché li vediamo, quando dici queste cose si percepisce che c'è una sintonia bella, no? I famosi quattro verbi della Bibbia, no? Prima la premessa, l'uomo o la donna, poi i quattro verbi. Lasciano, vi ricordate più? Si uniscono, diventano, servono alla vita. In un corso di preparazione al matrimonio, questi quattro punti ci vorrebbero quattro mesi almeno. Almeno. Perché sul fatto che escono da casa, cioè lasciano il problema, c'è tutto il problema della maturità, della responsabilità, della capacità di scelta, della solidità dell'amore. Quando è che i nostri ragazzi capiscono che l'amore non è semplicemente un sentimento e l'amore non è un piacere? Nell'amore c'è anche il piacere, ma l'amore non può essere un piacere. Io non sto con una persona perché mi piace e quando è finito mi rimane come lecca lecca un pezzetto di legno e lo butto via. Secondo punto da evangelizzare, il matrimonio come vocazione, per tutti, tu sei chiamato a, un altro, convocato da Dio a, se poi non credi in Dio, convocato dall'amore per, un altro elemento. Il matrimonio come servizio, cioè il famoso ministero, no? La ministerialità del sacramento del matrimonio. Perché ministerialità c'è anche per quelli che non credono nel buon Dio. Ministerialità nella vita, ministerialità nell'educazione, ministerialità. Vi ricordate quali sono i compiti della famiglia secondo la Familiaris Consortio del 1981 di Papa San Giovanni Paolo II? Quattro compiti, dicevano gli sposi,
realizzare una comunione tra loro. Secondo, servire la vita. Terzo, costruire una società civile. Quarto, costruire una comunità cristiana. Quindi nel ministero degli sposi c'è anche questo, costruire un impegno sociale civile. E poi c'è l'ultimo aspetto, matrimonio e sacramento. Perché il matrimonio è sacramento? Cosa vuol dire che è sacramento? Anche questo, se fate, se aiutate i parroci in questo ministero, fate. Che vuol dire la parola sacramento? Ti dicono di tutto, perché vuoi essere benedetto, perché porto la croce, tante cose. Ecco, questi sono degli elementi che dobbiamo recuperare. Di questo terzo flash è un'altra cosa molto importante. Cosa dobbiamo riscoprire allora? Per me questo che sto per dire adesso è la cosa più difficile. Dobbiamo riscoprire tre cose. La prima, un'alleanza ministeriale tra sacerdoti e sposi. Mettendoci insieme, carissimi tutti, in ginocchio davanti allo Spirito, che ha reso le, come posso dire, in questi due sacramenti, questi due sacramenti alla pari, con compiti diversi. Sacerdozio e matrimonio sono i due sacramenti ministeriali. Non c'è uno che vale di più, uno che vale di meno. Io una volta sono uscito con questa frase alla CEI, so che poi qualcuno l'ha ripresa. Senza famiglie, senza sposi, io prete sarei disoccupato. Chi battezzo? A chi do per la prima volta l'Eucaristia? Chi evangelizzo se non mi portano i figli? Per chi prego quando uno muore? Cioè la famiglia ci offre, non posso dire, ci offre il materiale o no? Però bisogna che questi due sacramenti ritrovino un'alleanza. L'alleanza. Io la chiamerei alleanza ministeriale. Di questo parlò, se il confratello Adriano si ricorda, Papa Benedetto, quando ad Ancona, durante il congresso eucaristico, parlò agli sposi e ai sacerdoti. Questo disse. Secondo me era una pre-profezia dei due sinodi, senza che i due papi si fossero messi d'accordo, perché non si conoscevano. Seconda conseguenza, questa bisogna che noi sacerdoti la custodiamo di più, ci pensiamo molto, riconoscere la soggettività pastorale della famiglia. Cambio, questa cosa detta così in modo molto solenne, la cambio, cioè la traduco in un modo molto semplice. Non più pastorale per la famiglia, pastorale con la famiglia. Guardate, carissimi confratelli sacerdoti, che cambia proprio prospettiva. Cambia proprio prospettiva. Di questo è tanto difficile la cosa, io vi posso dire, ma fratello Massimo non si ricorderà perché mi pare che non c'era ancora, quanto siamo arrivati solo una volta sola, due volte forse, a mettere un documento della CEI famiglia soggetto. Mi pare che stia solo nel documento il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, sta solo lì. E ogni volta che c'era come commissione familiare il tentativo di mettere la parola soggetto, c'era qualcuno che snasava male. Finalmente l'ha detto il sinodo, l'ha detto il Papa, ormai non si può cambiare. Però questi figlioli cari, perdonatemi questa dire marchigiano figlioli, invita noi sacerdoti a consegnarci e invita voi sposi non a insupervirvi. C'è un invito a riscoprirsi come scelti da Dio nella Chiesa e per la Chiesa e per il mondo a compiere le sue opere.
E allora, se si fa così, la pastorale cambia in una parrocchia, cambia, perché ci vuole collaborazione, cioè chi ci sta, e chi non ci sta, non ci sta. Perché le parole sono belle, ma poi bisogna starci su un pezzo, si direbbe. E la terza cosa da riscoprire, e questo lo sapevamo, ma bisogna ricominciare, io non so da voi com'è, da me è molto difficile, bisogna ricominciare a far capire che la casa è il luogo educativo in tutto. La casa è il luogo educativo in tutto. Poi capiranno 10 coppie su 100 che sono, se hanno preparato le mani, sono state in chiesa. Ne capiranno 10, ma 10 l'hanno capito. Insomma, io non so da voi. Vengono al catechismo, non sanno fare il segno di croce. Non so da voi. Cioè, le suore, visto che sono le mie amiche antiche, queste stavano a Chieti, non ci sono per insegnare il segno di croce ai bambini. La vita consacrata non è per questo, però purtroppo si fa anche questo. Perché? Perché non c'è più la realtà familiare. Allora bisogna ricominciare a far capire che la casa è... Guardate, siamo in un tempo in cui molti stanno comprendendo questo, poi si tratta di aiutarli. Sto quasi per finire, Massimo. Tutto questo chiede, ci pone una domanda: dove impegnarsi in modo particolare? Io adesso faccio un sunto e mi vergogno di questo, di cose che stanno qua, però insomma ci vorrebbe più tempo per approfondire. Io li chiamerei così, suggerisco quattro cose che chiamo i sentieri della speranza. Però sono sentieri che hanno bisogno di una condivisione di comunità e tra diocesi. Primo, impegnarsi di più sulla preparazione. Vi faccio capire. Io sono stato fortunato, tra virgolette. Io sono entrato in seminario a 16 anni. Mi sono salvato da 3 anni. Ma a quel tempo le medie, 3 anni, il ginnasio, 2 anni, erano 5, poi 5 anni, il liceo. No, 3 anni di liceo, e siamo arrivati a 8, 2 anni di filosofia, 10, 4 anni di teologia, 14, per fare un prete credente. Per far capire a quel personale là che era chiamato e che viene dato un sacramento. Arrivano 2 sposi in una parrocchia, desideriamo sposarci. Bene, che c'è da fare? I documenti, lasciate perdere i documenti, dopo. Prima, figlioli, bisogna che andate a scoprire dove vi cacciate. Lo sapete? Ci vogliamo tanto bene, non serve a nulla. Ancora in tutta Italia non ci sono diocesi che fanno un corso piuttosto prolungato. Non tutte le diocesi. Ci sono alcune diocesi che fanno 2 fine settimana. Poi io mi domando malignamente, ma adesso mi sono un po' sciolto, ma dove dormono questi qua insieme? O li mandiamo le donne dalle monache e le altre? Facciamo ridere. Cosa vuol dire 2 fine settimana? È qualcosa, è qualcosa. E pensate un po'. Se la fidanzata sta ad Ancona, dove ormai si è stabilizzato e tutti sono convinti che almeno dai 16 in su, minimo 16 incontri, e il fidanzato è di un'altra diocesi dove fanno 2 fine settimana, dove vanno a fare la preparazione questi qua? Oh, dove vanno? E vanno da quello che fa 2 fine settimana. Gli posso dire che non ho fatto la preparazione? No, quindi un sentiero di speranza è riprendere in mano la preparazione con modalità diverse.
E qui io dico, perché ho detto prima che bisogna chiedere un po' perdono allo Spirito Santo, San Giovanni Paolo II, sempre nella Familiaris Consortio, parlava di preparazione remota, prossima e immediata. Come, non lo so, io in questo momento non so, perché anche la mia diocesi fa fatica. Però bisogna trovare un qualcosa, bisogna trovare perché questo avvenga. Secondo sentiero della speranza, una celebrazione più cristiana e più pregata. Siamo diventati prigionieri dell'estetica celebrativa. Cioè il segno della celebrazione non dice quasi più nulla. So che vi scandalizzate, ma ve lo dico. In un matrimonio di mia conoscenza, non celebrato da me, un sacerdote è andato a momento fare, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi si ferma e dice, o esce lui o esco io. Chi c'era in chiesa? Non mi dite il cane che non c'era. Non mi dite i fotografi che tanto c'erano, ma non... Chi era entrato? Come si chiamano quegli affari che volano per fare le riprese? Un drone. Lo so, Massimo, sono quelle cose che sembrano strane, ma avvengono. Non c'è fine al cattivo. Ma avvengono. Perché? Perché vince l'estetica. Allora, la celebrazione deve recuperare il suo senso sacro, o sbaglio, figlioli, il suo senso di fede. Nonostante che poi magari tra le coppie ci siano anche posizioni diverse, c'è anche la gente che non crede, e da là. Bisogna che noi ci lavoriamo su questo punto qua. Facendo capire alla gente le cose anche più semplici, io ci scherzo un po' qualche volta, ma pongo due questioni che secondo me sono peccaminose, oggettivamente. Ma due cristiani possono spendere per un vestito che si porta un giorno 5.000 euro? Possono fare un pranzo che spendono 20.000 euro? Non è si tratta di togliere la festa fatela in altro modo. E questo ci vuole, io l'ho fatto, io vi confesso che l'ho fatto a Roma, tante volte. E dice, portate l'assegno a Madre Teresa di al Celio, portatelo là, portatemi la ricevuta. Cioè, a me, io voglio che il giorno sia un giorno solenne come il giorno della mia ordinazione sacerdotale, no? Però un conto che sia solenne e festoso, un conto che sia la festa e un conto che sia lo sperpero. E bisogna educare con pazienza. A voi sacerdoti non vi capita che vi condizionano la data del matrimonio perché già hanno prenotato da una parte il pranzo? Certamente mica ti puoi mettere a fare la guerra, però qualcosa bisogna cominciare a dire. Terzo, un impegno pastorale rinnovato e nuovo per le coppie giovani. Perché sennò finiamo come la cresima. Non li vediamo più. E questo io l'ho sperimentato, lo sto sperimentando, è la cosa più faticosa, perché si tratta di diventare amici. Si tratta di diventare amici. Le modalità, io non mi permetto nemmeno di suggerirli, perché ogni realtà è diversa. Io sono riuscito abbastanza, adesso ho cominciato io, qualche sacerdote mi viene dietro. E facciamo degli incontri dove coppie giovani nel 1920-130, sono tutte, no, però sono 120-130. Ma questo richiede un'attenzione particolare e richiede dei collaboratori singolari. E l'altra cosa nuova che c'è qua è il rapporto tra famiglia e seminario. Diciamo, recuperare prima di quel avvenimento questa che si può chiamare la reciprocità vocazionale. Allora, da qualche settimana si comincia, qualche famiglia che va a parlare,
l'esperienza pastorale qualcuno la fa fare nelle famiglie più povere. Sono tutte cose che piano piano cresceranno. Adesso l'ultimo punto. Le famose tre parole, o quattro, che il Papa ci ha consegnato nel famoso capitolo ottavo. Io ne metto quattro perché mi sembrano più significative, ma poi cerco di spiegarle. Di fronte alle problematiche che ogni giorno conosciamo, che voi sacerdoti conoscete molto più di noi vescovi perché state là a presa diretta, e che ieri risolvevamo in un certo modo, oggi, ecco la prassi pastorale nuova, queste situazioni richiedono, primo, accoglienza, secondo, discernimento, terzo, accompagnamento, quarto, integrazione. Io qui aggiungo un aggettivo, possibile. Perché molti pensano che il Papa ha detto comunione a tutti. Non è così, non c'è scritto. Non c'è scritto. Cosa vuol dire accoglienza? Intanto ringraziamo Dio che te lo vengono a dire. E qualche volta te lo dicono anche per forza particolare, no? Quando i padrini, cioè, no? Immagino che succeda anche a voi questa cosa. Ti dicono la situazione. Allora, prima di dire di no, parliamo un po'. Facciamole sentire a casa queste persone. Perché il peccato non ci toglie dalla Chiesa. Noi facciamo parte della Chiesa perché siamo battezzati. Se no saremo tutti fuori dalla Chiesa. Chi di noi non fa un peccato? Su, figlioli. Il battesimo mi mette nella Chiesa. Il peccato, come dire, mi fa vivere in un modo non totale, non pieno questo. Allora, accogliere. Qualche giorno fa da me è venuta una signora, anzi l'ha data a Don Carlo, una lettera, adesso scrivo al Papa. Perché? Perché è andata da un sacerdote. Ha detto, io mia figlia sta con uno, si dice compagno oggi, no? Vabbè, compagno. Che però è un po' sconnesso, nel senso vive una stagione difficile. Questo qui appena ha detto così, ha detto no, 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 non se ne parla nemmeno, via, perché non sono sposati. Glielo dirai dopo, prima di che c'ha questo ragazzo. Poi li fai venire, non fai venire la madre, dici me li faccia venire tutte e due. Dice non vogliono venire, e se non vogliono venire lei, mica posso fare la transumanza della grazia di Dio, la do a lei signora e poi all'altro. Mi comprendete? Una volta accolta c'è il discernimento. Perché questa situazione? Come è venuta fuori questa situazione? E allora qui si apre la strada anche per il cammino delle cause di cosiddetti processi di nullità di matrimonio. Ma ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Discernimento. E il discernimento bisogna farlo seriamente. E so che c'è una nota qua che ha dato molto fastidio, tutto sommato richiama il caso per caso, per esempio. E certamente c'è il caso per caso. Sono due persone che ormai hanno 80 anni, stanno da 25 anni insieme, 30 anni insieme. Li cacci? Che fai? Adesso non entro nello specifico perché sarebbe i casi da morale, bisogna stare attento. Però cerca di parlare. Ormai loro stanno insieme più per reciproca consolazione, si direbbe un sostegno consolatorio.
una sorta di riempire la solitudine. Mi fermo qua perché non posso dire altre cose, ma avete capito? E sarà diverso questo caso da una coppia che è separata e divorziata perché uno dei due, come dire, se n'è andato. La situazione del coniuge innocente abbandonato, come la giudichiamo noi? Coniuge innocente abbandonato. È uguale questa situazione al coniuge biscaro, eccetera, eccetera? Non credo. Questa è la fatica pastorale. E non si è data comunione a tutti. Io ho già detto a qualcuno, voi due non potete farla, non potete accostarvi l'Eucaristia. E hanno capito. Questo però non vuol dire che voi siete esclusi. Perché la vita cristiana non è solo nell'accostarsi alla Santa Eucaristia, sono tante cose. Lo racconto sempre, ve lo consegno perché l'ho imparato e mi ha fatto molto bene, o quantomeno mi aiuta a stare un po' tranquillo. C'è un uomo e una donna, ambedue vengono da situazioni di separati divorziati e sono risposati in chiesa. E in chiesa sono risposati e hanno una bambina. Questa bambina va al catechismo per la prima comunione. E il sacerdote li prepara, i catechisti, è una cosa molto bella, e dice ai bambini, mi raccomando, la comunione accostatevi spesso, con i genitori venite alla messa la domenica, tutte queste cose che diciamo tu. Un giorno la bambina va a casa e dice, papà, ma Don Francesco ha detto di fare così, voi venite sempre alla messa la domenica, ma non fate mai la comunione, perché papà? Domanda seria, no? Il papà ha detto, adesso papà cerca di fartelo capire. Che cos'è l'Eucaristia? Non è che gli ha detto la transustanziazione. Ha detto, come spesso diciamo noi, è giusto, l'Eucaristia è anche un banchetto, non è così? Siamo invitati alla mensa del Signore. No? E il banchetto è simile a quello che ci fa la nonna la domenica quando andiamo a pranzo da lei. Il banchetto è simile al pranzo di nozze della zia, alla prima comunione della tua amica dell'anno scorso, erano queste cose. Bene, figliola di papà, in quel banchetto lì, quanta roba c'è? Tanta. Tutti mangiano tutto? E la bambina non sa rispondere. Papà gli dice, vedi, il nonno che c'ha il diabete non mangia i dolci. Eppure ci sono. La zia che ha la celiachia non mangia quella pasta là. Papà e mamma nei confronti dell'Eucaristia, del banchetto eucaristico, hanno la celiachia. E si stanno curando. Stanno facendo il famoso discernimento. Però adesso sanno che possono partecipare all'Eucaristia, alla Santa Messa, possono leggere la parola di Dio, fanno le preghiere, chiedono perdono dei peccati, si danno il segno della pace, danno l'offerta per la carità, dicono il Padre nostro, no? Però non ci accostiamo lì, perché la vita cristiana è un cammino verso. A me ha fatto tanto bene questa idea della celiachia. Allora, integrazione è possibile, se tu c'hai la celiachia, fino a che non ti guarisci, non puoi far questo. O se non stai dentro, no? Alcune situazioni particolari, 80 anni, mi capite figlioli? Io buttitando non posso dire qua. Però è importante questo. Cioè io voglio far capire che su questo campo così delicato che ormai si è enormemente ingigantito, come posso dire, la modalità pastorale per noi tutti, sacerdoti e comunità, sta diventando e deve essere una fatica pastorale. Che porta una gioia, che porta una vicinanza. Chiudo così, con due parole che stanno alla fine del numero 307 dell'Amoris Laetitia. Oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti, è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni
e così prevenire le rotture. Spero di non avervi confuso le idee. Se l'ho fatto mi perdonate, e se ho fatto dormire perdonatemi lo stesso. Grazie.